Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo del concetto di usare un accordo solo per creare. Sei solo a suonare un accordo, non conosci altre cose, solo sei degli accordi, sei solo degli accordi. Per dire sei all'inizio e solo dici, senti pazzo, ma come faccio io a iniziare a comporre? Sì, tutto quello che dici è interessante, ma effettivamente io so solo fare un accordo o comunque 4-5 accordi e non so fare nient'altro. Non so fare veramente nient'altro. Come posso fare quello che dici? Cioè, tutte le cose che dici, ok, sono utili, ma per me io non so fare niente. Per il momento so solo fare questi accordi. Bene, ti do due consigli principalmente. Primo, impara nuove formule, nuove cose, come ti ho già detto. Impara gli accordi a vederli nel modo, appunto, gli intervalli maggiori, minori, dissonanti, consonanti, aumentati, diminuiti, per fare un esempio. Sono un sacco di video miei, video anche di altre persone, su internet puoi trovare di tutto. Seconda cosa, il mio consiglio è quello di, come dico sempre, di comporre con quello che già hai. Se fare solo il re e il mi, bene, usa il re e usa il mi. Allora, il mi aperto è un accordo basso, soprattutto. Il re è un accordo già alto. Bene, utilizza la dimensione del timbro e dell'altezza e dell'intensità, cioè suona piano, leggero, un accordo forte, pesante l'altro, per dire, usa un accordo arpeggiano, l'altro invece suona uno sciolto e usa emozioni contrastanti con l'intuito, usale per vedere la differenza tra un accordo e l'altro. Se solo fa un accordo, metto un esempio, bene, suona più leggero, più veloce, più forte, più calmo, più pacato, per creare dei livelli di energia differenti, posso creare più emozioni di avanzamento, di uscire, divertimento, invece un'emozione introversa dentro. Prova a giocare con i vari livelli, se solo sai fare un accordo. Vedi che già solo con poche cose potrai veramente arrivare a degli ottimi risultati, te lo assicuro. Già soltanto suonando solo pochissimi elementi puoi veramente riuscire a fare grandi cose, ti assicuro. Non basta, veramente, fai con un accordo, prova. Io ad esempio non ho mai provato a fare questo, facevo le cover, un altro esempio è fare le cover, prova, ciao Passerini.